Ehi, la ciurma, io sono Mazza Teste e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Continuiamo la nostra avventura verso la nostra base. Nuova base, proprio abbiamo speso tanti di quei soldi, per cui mi auguro che... Ah, se avrete 3 giorni in anticipo, comunque. Vabbè, due. Adesso ci accampiamo. Abbiamo da conservare. Qualcosina sì. Ok, lui conserva... 4 su 5, allora gli diamo ancora una doppia razione. 10 di carne, 4 razioni, ok. Pattuglia niente, vabbè, ogni tanto trova qualcosa, ogni tanto no. 4 unità di metallo, potremmo magari mandare qualcun altro in pattuglia, ma quasi sempre le pattuglie trovano degli oggetti di cui non me ne faccio nulla. Per cui non so se rischio, se ha senso rischiarsi la... La guardia per la pattuglia. Io sbircio qua per vedere se intravedo qualche maialino, ma niente. Allora, sì, so che potevamo muoverci ancora un attimino, ma fermiamoci pure, tanto abbiamo da temporeggiare per questi 2 giorni. Oh, tu caccia. No, no, guardia non è che si è messi altissimo, non ne toglierei un altro per far pattuglia. C'è anche tornare in là. Tanto domani dovrebbe essere a posto. Allora, razioni, consumiamo ancora razioni, se là sul 300 non ci arriviamo. Cavolo, qua abbiamo perso 226 di tesori. 4 di ore, solo 6 di carne, vabbè. Oh, speriamo che qua ci dia un bonus sta cavolo di fortezza. Siamo un passo dall'essere seri, sereni, e invece non ci arriviamo mai. Incontri Enrique Ruiz nel suo ufficio. Ah, c'è pure un ufficio adesso, sto cavolo di razzista. I lavori di ricostruzione non sono ancora terminati, capitano. Posso fare qualcos'altro per noi? Per voi? Ah no, 10 giorni erano, no? Vabbè, aspettiamo ancora un giorno. Mi pare fosse 655 il termine. Si vede qualcosa qua? No, torniamo indietro. Accampiamoci qua e speriamo che domani finisca. Solo 6 di carne, ma adesso si è messi male. Ah, ok, infatti si è aggiornato. Ok, non è più rotta, sembra. E ci ha detto torna, vero? Sì. Cos'è che abbiamo trovato? 17 di carne, ottimo. Porto è stato segnato sulla mappa, eh? Porto. Ah, fico, aveva detto che creava un porto, però non me l'aspettavo effettivamente. La vecchia fortezza, abbiamo preso anche un achievement, Ogard Duis Ogar, Ogard Duis Ogar, boh. La vecchia fortezza di Ghetiere si è stata rivoluzionata da cima a fondo, le mura sono state riparate e rinforzate, mentre finestre e porte sono state sostituite, rotto il vessillo sventola con orgoglio dei bastioni. Enrique Ruiz ti... incontri nel cortile, allo sguardo fiero. Vi do il benvenuto alla vostra nuova fortezza, capitano Mazzetessa. Abbiamo terminato. Cosa ne pensate? Ottimo, avete fatto davvero un gran bel lavoro. Enrique è raggiante. Grazie, capitano. Oh, non avete idea di chi è arrivato con la carovana ieri. Una voce allegra dall'accento italiano rimbomba dietro di te. Julius, che piacere ritrovarvi. L'ultima volta che ci siamo visti, comandavate sì e no una decina di persone su una nave. E ora guardatevi. Umberto, Umberto di Rosso, è bello vedere una faccia amica. Ho
Umberto ti stringe vigorosamente la mano e ti abbraccia con fare fraterno. Spero che mi permetterete di rimanere per aiutarvi a migliorare ed espandere questa bella fortezza. Senza più l'assillo dei ribelli, il governatore Manzanedo si è lasciato un po' andare e io sentivo di non essere più utile in Spagnola. Ben felice di lasciare la fortezza alle vostre mani mentre sono in viaggio. No, vuol dire che devo riprendere Ruiz? Umberto raddrizza la schiena e inizia ad ondulare. Allora sposterò le mie cose nello splendido ufficio che Ruiz ha usato durante i lavori di ristrutturazione. Umberto si fa più vicino. Se volete un consiglio spassionato, vi suggerisco di iniziare la ricostruzione partendo dalla caserma. Con una guarnigione di stanze nella fortezza, la nostra posizione sarà molto più forte. Ma forse mi sto allargando troppo, parleremo presto. Oh, per carità. E io dove trovo tutti sti cavolo di soldi? Dove li trovo tutti sti soldi? Dobbiamo continuare a fare una compravendita di medicine qua, probabilmente. Iniziamo dalla caserma, 1500 ce l'abbiamo. Potrebbe fare la differenza, va bene. Oh, proviamo ad andare a vedere il porto adesso che l'abbiamo sbloccato. E poi lui sarà con... cioè, potremmo tornare da... The Pictoton, ok. Però prima vorrei andare a vedere il porto. Per il porto dove dobbiamo passare per andare al porto? Ok. Ci vanno un po' di giorni, vabbè dai. Vada. Facciamo sulla strada, poi all'ultimo ce ne togliamo magari. Tipo qua. Ok, ci accampiamo qua, è tornato Ruiz, mannaggia lui. E niente, vabbè. Guardia. Speravo di... non doverci più pensare, ma... E Zaraga conserva. 10 di carne, siamo a 296 di nuovo. Chi sono quei tizi? Scusate, Beck. Allora, no, dov'è che eravamo rimasti? Sì, il porto. E allora, facciamo la strada, poi ce la togliamo quando non ci serve. Tipo qua. Ne abbiamo fatto 4, ne consumiamo 3. Non riusciamo, eh. Proprio non riusciamo. Vediamo se ci vendono dei tesori qua. Cosa vedo? Ah, prendiamo dei tesori. No, ok, qua inizia ad aumentarsi. Ad aumentare. 49 sì, possiamo farci, cioè dai, 700 tesori e... vai. Quanti ne abbiamo adesso? 200 che non ci servono a niente praticamente, però... Ok. Sembra meglio di nulla, insomma. Però adesso siamo a posto.
Abbiamo preso un po' di carne, allora uno di, a tutti. Tu fai l'erborista, incredibile. Dobbiamo conservarne 9, per cui metterei quello da 10. Sì, non abbiamo uno da 9. C'era una caona, vero? Sì. Ok. Vada. Vabbè, dai, 9 è sempre meglio di niente. Riprendiamo un attimo qua. C'è un merino sopra, ma mi sa che non ci si passa di qua. Sì, no, infatti fa un giro incredibile. No, no, no. Buttiamoci qua sotto. Vediamo se troviamo qualcosa. No. C'è niente. Torniamoci qua. Tutti come ieri. Eh sì, non abbiamo più carne. Ah no, c'è lei che... Ok. Bravo, la pattuglia ogni tanto ci dà una soddisfazione. In questo momento ci servono più medicine che altro, però. Quelli vanno per i fatti loro, va bene. Lasciamo ripassare. Si arriva qua, eh? Sì, ci sembra fare il giro dell'oca, no, no, no. E finisce così. Per fortuna che abbiamo trovato le razioni. Ha trovato le nuove razioni. Splendido. Proprio quello di cui avevamo bisogno. Stiamo andando nella direzione giusta. Poi magari in realtà conveniva. Cioè, adesso andiamo là e ci dice niente. E poi quando dovevamo parlare prima con il capo là. No, che giro ci sta facendo fare queste erbe? No, se ti scendi giù, magari ce n'è di qua, senza fare il giro dell'oca. Invece no, un caso. Ah, qua ce n'è. Di legname, 10 di carne. Caserma ricostruita, ok. Adesso non abbiamo però altri soldi per le robe, per cui... Peccato che non mi faccia vendere quelle altre risorse là, perché potrebbero tornare utili invece. Un maialino, andiamo a prenderlo. Ok, qua che non ci passavamo da mo', ne sono rimasti un po', sono respawnati probabilmente. Conserva. Vadi. E 9 di carne. Come medicine ho ancora 2 notti. E come erbe siamo a posto, sì. Ok. E la cassa? Ok. Si impiede di casse, ma non so cosa farmi tutte queste casse, poi tanto a combattere, però abbiamo dovuto combattere poche volte. Razione, una di carne a tutti. E poi quanto ne manca da conservare? 6. Conviene mettere lei? No, mettiamo qualcun altro. Questo da 8, dai. Non voglio togliere lui dalla...
Selezione 9 di cane, va bene. E c'era poi si è messo. 97 ancora. Un pochettino. Io ho trovato se qua al villaggio ci danno qualcos'altro. Non so, cari amici che si hanno salvato all'inizio. Medicina no, 8 medicina no, 13 medicina no, direi di no. Ci arrivassi. Ok, un po' di erba, che tanto non è che abbiamo tutto questo bisogno, perché ne abbiamo parecchie, ma non si sa mai, tanto male non vanno. Dov'è che però? No, ok, qua a destra. Ah, è questo? Sì. Accampamento, tu di cacciare, perché da mettere via non abbiamo più niente da mettere via. Però almeno se sei sopra la quota limite, diciamo, di 300, non accade nulla di male. Ci solo 5, non è tutta sta cosa. Però qua cos'è che c'è? La Maria Teresa è organizzata un modesto molo costruito per le navi che trasporta persone e merci alla fortezza di Gutierrez. Su un piccolo contingente di soldati spagnoli, Santo Domingo è stato posto di guardia. La nave è ancora in buone condizioni, puoi salpare quando vuoi. Certo, se decidi di tornare in Spagna senza aver ottenuto risultati significativi, non ti aspettare un'accoglienza calorosa. Ah, ok, questo è solo per finire la partita, praticamente. Allora, capiamoci qua che si può pescare. Abbiamo sprecato del tempo. Vabbè, in realtà no, perché sappiamo adesso che cosa c'è. Abbiamo trovato pochissima carne, vero? Sì. Ok, pescare non ci è andato male come opzione, diciamo. Vabbè, in realtà questa deviazione ci è stata utile per il fatto che abbiamo trovato un pochettino di carne. L'evento del cavallo l'abbiamo già avuto in passato. Il cavallo che si fa male e poi lui sta dietro il suo cavallo e noi ci fermiamo. Va bene, allora. Una di carne a tutti, intanto. Tu vai a cacciare, cosa dobbiamo conservare? 4, quindi conserva tu. 4 razioni, ok. Abbiamo trovato uno di equipaggiamento, buono. Solo 9 di carne, ma non è un problema. No, equipaggiamento è sempre una cosa molto positiva. Perché nella scorsa partita avevamo avuto davvero molti problemi di equipaggiamento, per cui allora, saliamo su di qua così andiamo un po' di sbieco, vediamo se qua troviamo qualcosa. Che qua in diagonale non siamo passati da questa direzione esatta proprio. Ho fatto un giro un po' più storto. E niente, adesso proprio ho detto, qua ci sono più cinghialini, 2 ne abbiamo trovati, poi mai più per sempre. Vabbè, niente, sono cose che capitano anche ai migliori. E no, fermiamoci qua. Vai. Adesso pappa non ne abbiamo più per tutti, ma se non altro abbiamo fatto buono, 142 di tesori e 15 di carne. Ok, dai, ci siamo rimessi un po' in sesto. Siamo sopra la quota limite, diciamo, di 300, per cui va bene. Ne ho visto uno, ferma. Sì, adesso però ce l'abbiamo tutti a cacciare, abbiamo sbagliato, eh. Cioè ce l'abbiamo tutti a conservare, perché sennò non abbiamo da mettere via. Conserva e conserva, dai. Ma erboristi miei in realtà siamo messi bene adesso, sì? Eh sì. Quindi tu smettila. Non è questo quello che volevo. Tu vai a cacciare.
9 di carne, ok, buono, 12 razioni. Poteva andarci peggio, effettivamente. Niente, quindi il porto che abbiamo fatto è servito proprio a niente. Cioè, possiamo finire l'avventura, la partita, ma non è che ha tutto questo senso. Questo momento abbiamo fatto proprio tutto completo, pulito tutti gli obiettivi, anche quelli secondari, e adesso dovremmo andarcene così. No. Capiamoci qua. Tu torna a cacciare. Tu torna a cacciare, razioni. Cioè qua carne non abbiamo più per tutti, ma almeno abbiamo fatto un minimo di razioni l'altro giorno. 11 di carne, dai, accettabile. Ma vorrei, prima di staccare il video, arrivare almeno fino a all'accampamento Xalapa, vero? Negrieri aztechi. Va bene. Cioè, li avrei anche attaccati, fosse stato un altro momento, ma visto che l'episodio è quasi finito, non volevo... Cioè, non ho tempo di registrarne un altro, per cui... Niente. Ci siamo quasi, ma ci vorrà ancora un altro giorno di cammino. Allora, accampiamoci qua. Una di carne a tutti. Ok. 11 di carne. Stiamo tornando di nuovo sotto la soglia dei 300. Prove. Ok, eccoci arrivati. Allora, qua vogliono per caso delle medicine. In cambio dei... 21, 28, 35, 42, 49, 700 me li danno per 49 medicine, ci sta. Così possiamo poi andare a fare degli altri livelli di cosa. Tepic Teton è immerso fino al collo in incontri strategici, organizzativi e diplomatici. Nonostante questo, ha mandato subito i tuoi servitori a chiamarti non appena sei tornato. Julius Metzeteset, mi stavo chiedendo quando saresti stato di ritorno, ma certamente una roccaforte non può essere ricostruita in una notte, è ovvio. Come sta andando il lavoro? È terminato, la fortezza è stata ricostruita. Ora che il nostro fianco occidentale è al sicuro, è giunto il momento di colpire direttamente l'insediamento azteco. Suggerirei di attaccare Quautitlan prima di cercare di conquistare Tenochtitlan. Beh, se è più piccola forse conviene. Il capo annuisce, perfetto, esattamente quello che avevo in mente. I loro guerrieri non sono una seria minaccia, ma finché gli aztechi controllano quel territorio possono utilizzarli contro di noi. Dobbiamo conquistare ogni singolo acro di terra a nord di Tenochtitlan se vogliamo avere qualche possibilità di successo. Anche se Quautitlan è devastato dalla malattia, è un insediamento abbastanza grande e non credo che voi possiate conquistarlo da solo. Ah, no! Vabbè. Ho già inviato a Quautitlan un contingente di miei guerrieri per aiutarvi. Detesto attaccare degli innocenti, ma Quautitlan deve cadere e non ho altra scelta. Tepic Teton ti stringe la mano. Montezuma non starà tranquillo a guardare mentre noi attaccheremo una città del suo impero così vicina a Tenochtitlan. Preparati la guerra, Julius Mazzetes. Quando Quautitlan cadrà, non potremo più tornare indietro. Vale per tutti noi. Preparati la guerra vuol dire che forse è meglio potenziare ancora un po' la fortezza lassù. Direi. Ma perché è zoomato così tanto? Ah, ok, si era zoomato. Allora, campiamoci qua e mi sa che tanto comunque di altri preparativi non è che abbiamo tanto altro da fare di preparativi oltre al potenziare la fortezza là, che possiamo farla solo fino a un certo punto, perché... Ah, dei tesori, buono. Salviamo. E io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso l'avete già fatto
non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.